In un video precedente ti ho spiegato che cos'è la friendzone e abbiamo affrontato il discorso in maniera anche abbastanza esaustiva. Ci sono però delle volte dove la friendzone è necessaria, dove diventa un punto di partenza per la tua riconquista. In questo video andremo a capire quali sono quelle situazioni necessarie e capiremo quali sono le dinamiche che possono nascere. Intanto io sono Teo, sono il creatore del sistema Lavancora e sono un consulente relazionale e aiuto gli uomini nel loro difficile percorso di riconquista. E se sei interessato agli argomenti, se vuoi rimanere aggiornato su quello che verrà pubblicato da adesso in avanti, ti invito a iscriverti e accendere le notifiche. Dicevamo, la friendzone è assolutamente una trappola mentale nella quale nel 99% dei casi non bisogna cascare. Quali sono quelle situazioni che rappresentano l'1%? Andiamo a vederle. Partiamo da questa lunga separazione. Quindi se tra te e la tua ex c'è una separazione estremamente articolata e lunga, può aver senso un'amicizia. Se ad esempio tu e lei non vi sentite e non avete un contatto da 6 mesi, 8 mesi, un anno, il presupposto dell'amicizia può trovare il suo senso. Un'altra situazione potrebbe essere quando voi state ancora vivendo sotto lo stesso tetto. Che cosa significa? Che lei ti ha manifestato la volontà di separarsi e nel momento in cui dice voglio separarmi, sono andato un avvocato, ho capito che bla 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 bla, tra un mese, tra 2 mesi, tra 3 mesi ci sarà l'effettiva separazione anche dallo stesso ambiente in cui vivete. Quindi durante quell'arco di tempo, tra quando lei decide e manifesta un malcontento e il momento effettivo della separazione, instaurare un rapporto amichevole ha assolutamente senso per il semplice fatto che ti prepara a tutto quello che c'è dopo, ok? Nel momento in cui avviene la separazione nasce un nuovo ciclo, quindi è lì che dovrebbe cominciare per l'appunto la riabilitazione emotiva. E la riabilitazione emotiva funziona soprattutto nel momento in cui con l'altra persona puoi anche parlare tranquillamente senza che ci siano tensioni. Se durante quell'arco di tempo dove tu e lei convivete ancora, siete sotto lo stesso tetto, e di conseguenza parlate costantemente, interagite costantemente, non riesce a creare questo clima amichevole, quello che viene dopo diventa molto più articolato e molto più incasinato. Quindi questa potrebbe essere un'altra situazione. Un'altra dinamica dove ci può essere una friendzone è quando tu e lei avete un gruppo storico di amici. Vado a definirti nel dettaglio che cosa significa. Significa che eravate un gruppo di 10 persone, di amici storici per l'appunto. All'interno di questo gruppo è nata la vostra coppia e dopo tutta una serie di vicissitudini vi siete separati. Lì in quel caso, visto che è ancora quello il vostro ecosistema a livello di amicizia, ha assolutamente senso perpetuare appunto l'amicizia anche tra voi due, perché uscire fuori dal gruppo rappresenterebbe comunque uno schema, diciamo, incoerente con quello che potrebbe essere la situazione. Quindi ristabilire amicizia dopo la separazione, nel momento in cui l'amicizia era anche precedente alla relazione, può assolutamente aver senso. Un'ulteriore situazione potrebbe essere quella del lavoro. Nel momento in cui tu e lei lavorate nella stessa azienda o comunque nello stesso ufficio, ha senso instaurare un rapporto amichevole. Perché se io presuppongo il no contact brutto, cattivo, cacapupù, quello che accade è che io dovrei ignorarla o dovrei in qualche maniera trattarla nella maniera, diciamo, in una maniera da sconosciuti, e questa cosa non va benissimo perché non presuppone che in un secondo momento tu possa riaprire la comunicazione in maniera assertiva. Attenzione, faccio una distinzione: se voi due lavorate nella stessa azienda, lei è in un reparto e tu in un altro, e c'è caso che vi vedete sì e no una volta al mese, allora instaurare l'amicizia non ha senso. Se invece lavorate nello stesso ufficio e, per renderla un po' estremizzata, ai capi opposti della stessa scrivania, quindi nel momento in cui tu alzi lo sguardo hai lei di fronte, lì ha assolutamente senso instaurare questo rapporto amichevole perché ti permette di sviluppare poi in un secondo momento. Per tutte le altre situazioni è meglio evitare. Ultima situazione potrebbe essere quella dove tu e lei avete avuto una separazione estremamente sofferta.
Faccio degli esempi. Se ad esempio c'è stato un qualche abuso, se tu sei stato, non so, violento, magari non fisicamente, mi raccomando, ma quantomeno verbalmente, oppure c'è stato un tradimento da parte tua, da parte sua, e quindi la separazione è stata una cosa estremamente intensa. Lì in quel caso, se ad esempio tu hai tradito lei e lei ti ha lasciato, per ipotesi, in quel caso, se tu ti rifai presente sotto una forma seducente, non ha senso, perché diventi in qualche maniera l'ennesima attacca sul letto che tu potresti avere. Quindi avere un approccio amichevole per in qualche maniera far abbassare la diffidenza dell'altra persona può avere senso. In poche parole, riassumendo, la friendzone non è mai una bella cosa nel momento in cui provi attrazione per l'altra persona. Tuttavia, come appena detto, ci sono delle situazioni dove può avere senso partire da un legame di amicizia. Sono pochi i casi, sono pochissimi, e le situazioni sono molto complesse. Per tutte le altre situazioni è meglio evitare, mi raccomando.